Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritrovati. Salutiamo anche i nostri ospiti, naturalmente, dello SPCGL, puntata dedicata alle pensioni. Che cosa è successo a seguito della manovra? Quindi ci sono pensioni che non avranno i benefici auspicati, altre ne trarranno giovamento, ma in certe percentuali. Sentiamo anche la posizione del sindacato dello SPCGL. Con noi in studio Antonella Franceschin, direttore patronato Inca Padova. Ben arrivata. Buona giornata a tutti. E collegati siamo con Massimo Cestaro, segretario SPCGL del Veneto. Segretario, grazie anche a lei di essere qui con noi. Buona giornata. Allora, mi consenta la direttrice, ma più che altro per fare un'introduzione un po' anche di carattere politico e sindacale. Segretario, ci spieghi un po' che cosa è successo rispetto a prima? Noi abbiamo dedicato proprio anche un appuntamento a raccontare un po' per filo e per segno quelle che erano gli auspici di una rivalutazione delle pensioni. Al tempo era stato anche firmato questo decreto, poi naturalmente essendoci anche la manovra di bilancio ha dovuto rivedere tutti i vari aspetti, tra questi aspetti dentro ci sono entrate anche alcune pensioni. Che ci racconti lei? Vi raccontiamo che non va bene così, perché quello che abbiamo raccontato nella sua trasmissione, e quindi diciamo nei confronti suoi, nei confronti dei telespettatori, c'è anche un elemento di correttezza, perché non avevamo raccontato appunto delle previsioni o degli auspici, come diceva lei adesso, ma il frutto intanto di un comunicato stampa fatto dal Ministero delle Finanze il 9 novembre e 10 giorni dopo il decreto del governo, nel quale venivano definiti i trattamenti economici relativi ai trattamenti pensionistici, riprendendo diciamo quell'accordo che era stato fatto più o meno una decina d'anni fa col governo Prodi, che prevedeva delle percentuali di rivalutazione in relazione all'andamento dell'inflazione. Erano previsti tre scaglioni con tre percentuali diverse, che portava dei risultati anche abbastanza interessanti, lo voglio sottolineare qua, anche in quel caso con un meccanismo solidaristico, nel senso che l'applicazione della percentuale nella tutela delle... io chiedo alla regia di passare con le prime slide, infatti, perché qua c'è la prima e la seconda slide che possiamo vedere che cosa era stato deciso, quello che sta dicendo lei, così lo supporto grafico, prego. Ecco, nel senso che c'era una rivalutazione del 100% per le pensioni più basse e una percentuale di applicazione inferiore rispetto alle pensioni più alte, cioè un meccanismo solidaristico che tutela appunto le pensioni più basse e che diciamo aveva un'applicazione in percentuale più bassa al crescere dei trattamenti pensionistici. Quindi il primo atto del governo è stato un comunicato stampa del Ministero dell'Economia, Economia e Finanze. Il 10 giorni dopo, il 19 novembre, il decreto, quindi stiamo parlando di atti ufficiali del governo, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, e in rapporto a questo noi abbiamo fatto le doverose comunicazioni a tutti quanti i pensionati, compreso la vostra trasmissione, dove abbiamo messo in evidenza dei dati. Cosa succede? Succede che pochi giorni dopo la pubblicazione del decreto cambiano le percentuali. Certo, vediamo anche la slide successiva. Prego, sì, parli. Cambiano le percentuali con un danno, o meglio, con un minor incremento delle pensioni, ma anche quelle diciamo un po' superiore
alle pensioni minime, nel senso che le pensioni fino a 4 volte al minimo rimane la rivalutazione del 100%, ma poi c'è una riduzione significativa per le pensioni un po' più elevate. Il punto è questo qua. Allora, anzitutto questa cosa succede senza nessun confronto con le organizzazioni sindacali rappresentanti dei pensionati. Io, insomma, lo voglio dire qua, ma gli iscritti ai sindacati CGIL e CISL in Italia sono oltre 100 milioni. E quindi, insomma, abbiamo una rappresentanza importante del mondo dei pensionati. Francamente, che si facciano interventi sulle tasche dei pensionati senza nemmeno aprire un confronto con i sindacati rappresentativi di quel mondo lo riteniamo francamente inaccettabile. E poi c'è un elemento di merito. Se il governo avesse voluto aprire un confronto col sindacato e capire come riarticolare il meccanismo di rivalutazione, avrebbe potuto farlo, ma attualmente, avendo a riferimento, per quanto ci riguarda, sempre quel mondo dei trattamenti pensionistici, mi spiego meglio. Sì. Avesse voluto aumentare ancora di più i trattamenti minimi, quindi costruire un meccanismo solidaristico ancora più forte all'interno della platea dei pensionati, questo è un tema sul quale avremmo potuto tranquillamente ragionare, oppure immaginare piano piano di costruire quelle che abbiamo definito pensioni di garanzia per i lavoratori più giovani, che noi sappiamo, avendo carriere discontinue, avendo tanto lavoro precario, col meccanismo contributivo che è stato introdotto da alcuni anni in questa parte, in questo paese, per cui i trattamenti pensionistici sono costruiti sui contributi effettivamente versati, si capisce che un giovane, anche un meno giovane, che ha lavori discontinui, saltuari, intermittenti, rischia di avere una pensione veramente sotto la soglia di povertà. E quindi abbiamo chiesto, come CGIL e CISL, che ci siano interventi a sostegno anche di queste fasce lavoratori. Lo dico per dire che se il governo avesse voluto fare un intervento solidaristico all'interno, del sistema pensionistico, la nostra disponibilità, come dire, c'è stata e ci sarà anche in futuro. Viceversa, qui succede che si fa cassa sui trattamenti pensionistici dei pensionati per favorire alcune operazioni, come per esempio la flat tax, e quindi l'ampliamento una tassa unica al 15% per redditi fino a 85.000 euro. Quindi non stiamo parlando per i lavoratori autonomi, esclusivamente per i lavoratori autonomi. Allora, qui non c'è un elemento di compensazione, non c'è un elemento di equità, penalizzano le pensioni dei pensionati, stiamo parlando di pensioni attorno ai 1.500, 1.600, 1.700 euro, cioè quelle pensioni di quei lavoratori che hanno sempre versato i contributi durante tutta quanta la loro vita lavorativa. La penalizzazione casca lì. E francamente abbiamo ritenuto questa cosa totalmente inaccettabile. Dentro una manovra che complessivamente come sindacato non condividiamo, riteniamo sostanzialmente inadeguata rispetto alle condizioni di cui necessita il Paese, ma in particolare sul mondo dei pensionati c'è un intervento molto ma molto discutibile, sia sul piano del metodo, insisto, perché non è possibile, è inaccettabile che noi facciamo delle comunicazioni ai nostri pensionati anche attraverso la vostra trasmissione, portando dei dati e poi questi certificati da un decreto, quindi da un atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 10 giorni dopo dobbiamo dire che quei dati non sono più veri. Questo senza neanche un minimo di confronto con le organizzazioni sindacali. Quindi un problema gravissimo di metodo, di non rispetto di quelli che sono i criteri democratici che debbono reggere questo Paese, ma anche un problema di merito, e cioè non si fanno operazioni solidaristiche all'interno del sistema pensionistico.
E quindi per queste ragioni il 16 avremo la prima manifestazione a Roma dello SPI, della CGIL, del mondo dei pensionati, per cominciare a dire che non siamo d'accordo su questo. Ma quindi voi vorreste magari alzare lo scaglione? No, gli scaglioni sono, quelli che sono stati definiti adesso sono quattro, differentemente da che sono prima. Non è tanto alzare lo scaglione, è di capire dove si prendono i quattrini per fare gli interventi. Cioè, noi saremmo per dire che bisognerebbe mantenere gli scaglioni che erano stati definiti a suo tempo col governo Prodi, riconfermati col governo Draghi, e non si capisce perché si debba fare un'operazione di diminuzione dei trattamenti pensionistici. Se questo deve essere fatto, se dovesse essere fatto, abbiamo bisogno di capire in quale ambito ci si muove, perché se questo dovesse servire per abbassare le tasse fino a 85.000 euro dei lavoratori autonomi, voi capite che non ci siamo. Sì, chiaro, questa è la vostra posizione. Quindi questa è una situazione che non vi ritrovate, anche perché non siete stati consultati, così? Esatto, nel senso che questa cosa l'abbiamo, diciamo, letta sui giornali, e per la verità c'era qualche avvisaglio in questo senso, ma poi, diciamo, il decreto fatto dal governo ci aveva messo, come si dice, il cuore in pace, tant'è che abbiamo fatto tutta una serie di informazioni fatti ai pensionati, portando dei numeri, dicendo a ogni singolo pensionato quale sarebbe stata la sua pensione a partire dal 1 gennaio del prossimo anno, e adesso siamo costretti a dire che non è più così, salvo per le pensioni più basse, quelle sono fino a 4 volte il minimo, per le quali viene mantenuta la perequazione al 100%, ma quelle immediatamente successive a 4 volte il minimo subiscono un arretramento rispetto a quello che era stato identificato nel decreto ministeriale. E la gravità è questa, insomma, certo. Cioè non si può, stiamo parlando dello stesso ministro e dello stesso governo, cioè non è che è cambiato il governo, per cui, insomma, cioè nel senso, ha firmato il comunicato stampa il ministro Giorgetti, cioè non è che l'ha firmato un altro, cambia il governo, sempre lo stesso governo è, insomma, quindi si capisce che c'è un problema di comportamento. Non è il governo uscente, pensavo fosse il governo uscente che poi l'ha passato al governo nuovo, che ha dovuto fare la legge di bilancio. Non è stato No. Quindi la legge di bilancio è stato rivisto praticamente. Sì, ma il comunicato stampa è del ministro Giorgetti. E il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è di questo governo, okay. che riconfermava quanto pattuito col governo Draghi. Chiaro. Allora, noi interrompiamo un attimo che abbiamo la pubblicità, poi andiamo anche tecnicamente qui con la nostra responsabile dell'Inca, che ci spiegherà anche dato dopo dato, dopo torniamo anche appunto con lei, segretario. Pubblicità, pochi secondi.